Eccoci qua, di nuovo a Second Italy, l'altra Italia fatta su misura per voi. Molti ci hanno chiamato da casa per chiederci, ma insomma, che cos'è questa Second Italy? Ma siete un po' duri d'orecchie, eh? Io parlo e non mi si ascolta. Vabbè, lo ripetiamo perché non ha ancora capito. Allora, c'è l'Italia reale, con le sue magagne, i suoi problemi, le cose belle e soprattutto, ahimè, brutte. E poi c'è la nostra meravigliosa Italia, qui. L'Italia virtuale di Second Italy. Naturalmente anche il pubblico di Second Italy è qui un pubblico virtuale, è chiaro. Quindi un pubblico virtuale vuol dire che non è reale. E se non è reale, vuol dire che non può reagire. Toh! Pa! Pa! Il nostro pubblico di Second Italy, questa giovane donna... Oh, scusi, lei è già più anziana, mi sbagliavo. Questa giovine donna, nella vita reale, era una delle tante disoccupate. Una dei tanti giovani disoccupati, è vero? Faccia così con la testa, brava. Che andavano avanti cercando di sbarcare il lunario e non facendo un cazzo dalla mattina alla sera. Qui, a Second Italy, ha deciso di fare... La ricca ereditiera! Non fa ugualmente un cazzo dalla mattina alla sera, però se la gode molto di più. Brava! Un bel applauso! E salterellando sulla mia bella Italia, passo dalla Sardegna alla Basilicata, altro che ponte sullo stretto di Messina. E veniamo a questo bel giovane, questo giovinotto. Mi sbagliavo ancora. Questo giovinotto nell'Italia reale era un povero omuncolo, è vero? Faccia anche lei così. Povero omuncolo! Era un omettino di mezza tacca, eh? Lo dica qui nel mio microfono, dica. Ero un povero omuncolo. Sì, anche ora, però guardi che si parla così. Non si vede molta differenza. Una mezza tacca d'uomo. Bravo. Qui a Second Italy ha deciso di fare il fotografo dei VIP. Pedina. Non visto la nostra ricca ereditiera, le scatta di nascosto, è vero, qualche foto compromettente, la ricatta e si fa dare un sacco di soldi. Ed è diventato un mito per milioni e milioni di teenagers. Ora mi direte, ma questo capita anche nell'Italia reale? No, nell'Italia reale capita, sì, ma capita sempre agli altri, i pochi fortunati fetentoni. Qui invece, finalmente, può capitare a voi. Qui a Second Italy voi potete finalmente diventare tutto ciò che finora vi ha indignato. Ma non ci rivolgiamo soltanto a voi sfigati. No, ci rivolgiamo anche, non so, a un VIP in crisi. Anche un VIP in crisi può rifugiarsi qui a Second Italy. Anche un politico in crisi può correre ai ripari qui a Second Italy. Anche un ministro in crisi può venire qui a Second Italy. Uno a caso? Il ministro Clemente Mastella. Già il nome fa ridere di per sé. A parte che mettere al Ministero della Giustizia Mastella è come mettere un pedofilo a rispondere al telefono azzurro. Questo va detto. Mastella, non ti riesci di trasferire un giudice che ti sta sulle palle? Qui a Second Italy puoi trasferire 1, 2, 3, 4, 5.000 giudici che ti stanno sulle palle, se vuoi, senza rendere conto a nessuno, tantomeno a Santoro. Perché qui a Second Italy, caro Mastella, ti puoi tingere i capelli di biondo e finalmente Santoro potrai essere tu e divertirti a fare i processi in televisione come e a chi ti pare e piace. Second Italy, l'altra Italia nella quale anche Clemente Mastella può fare il ministro della giustizia senza che a nessuno per questo gli scappi da ridere. Un bel applauso!